Roald Engebrecht Amundsen, l'uomo che sognava di conquistare il Polo Nord e che per primo piantò la bandiera nel punto più a sud del pianeta. Nacque a Borge, un piccolo centro a nord di Oslo, il 16 luglio del 1872. Ispirandosi alle imprese dell'esploratore Fridtjof Nansen, che per anni condusse spedizioni verso nuovi territori in Groenlandia e Polo Nord, diviene un eroe nazionale portando a termine nel 1906 l'impresa di attraversare il pericolosissimo passaggio a nord-ovest, secondo la rotta canadese tra i due oceani Atlantico e Pacifico. Ma ben altri cimenti lo attendono. La fase preparatoria verso la conquista del Polo Sud nel 1910 è già un'impresa. Le conoscenze sull'Antartide sono quasi nulle e occorre immaginare pericoli, ostacoli e strumenti per superarli. Imbarcati sul veliero Fram, in norvegese Avanti, il capitano Amundsen e i quattro coraggiosi uomini che accettano la sua sfida raggiungono il limite della barriera ghiacciata di Ross. A fine gennaio 1911 il campo base della spedizione è ultimato e le provviste pronte. 200 capi tra foche e pinguini, quantità di cibo ritenuta più che sufficiente. Pochi giorni dopo, in lontananza, si intravede la nave del britannico Robert Scott, di passaggio nella Baia delle Balene, ma quella spedizione non avrà fortuna. Il 21 aprile il sole è visibile all'orizzonte per l'ultima volta. Il lungo e buio inverno antartico cala le sue tenebre per molti mesi. A settembre il primo tentativo di spostarsi fallisce. Tempesta di neve, temperatura meno 51. Il 19 ottobre si riparte a bordo delle quattro slitte. Il 15 novembre, primo giorno di riposo, catena montuosa in vista. Il 14 dicembre il traguardo è raggiunto. Meno 90 gradi latitudine sud. Amundsen e i suoi quattro compagni piantano la bandiera norvegese, imperitura a testimonianza della conquista. Senza avere il tempo di recuperare le forze, il 18 dicembre inizia il cammino a ritroso verso la base. Bisogna arrivare il prima possibile per comunicare che l'impresa è stata portata a termine. Il viaggio, 3.440 chilometri, era durato 99 giorni, uno in meno del previsto. Gli uomini tutti salvi, dei 52 valorosi cani, 11. Roald Amundsen morì il 18 giugno 1928 nelle acque del mare di Barents, mentre cercava di andare in soccorso della spedizione al Polo Nord di Umberto Nobile. Il suo corpo non fu mai ritrovato.